nostra società sicuramente sarà ricordato per tanti record, ma ce ne sono alcuni anche peraltro positivi, buoni, cioè la nostra società porta in sé anche dei valori, indubbiamente, ma ce ne sono anche altri che sono profondamente negativi, e uno di questi è il cosiddetto individualismo. E che cos'è l'individualismo? Fondamentalmente è un modo di pensare e di agire dove si pensa solo a se stessi e non agli altri. È un altro modo per mettere in atto l'egoismo, fondamentalmente. Ma l'individualismo ha anche un altro risvolto, che è quello che ha alcuni assiomi che mette in atto. Ad esempio quello di dire che gli altri si arrangino, e i panni sporchi si lavano in casa, e cosa posso fare io se quello la sbaglia, e avanti di questo passo. L'individualismo è una chiusura verso l'altro, fondamentalmente. Vivi e lascia vivere, questo fondamentalmente è l'assioma principale dell'individualismo. Quello che invece il Signore ci dice quest'oggi nel Vangelo è ben altro. Parla invece della carità fraterna, o meglio della correzione, perché tra carità e correzione intercorre un elemento fondamentale. La correzione fraterna è un atto di carità. Certo, fare correzione fraterna è una cosa molto difficile, talmente difficile che moltissimi di noi non la fanno più. Correggere il fratello vuol dire inimicarselo, vuol dire mettersi in una condizione tale da essere giudice nei confronti dell'altro. Eppure la correzione fraterna è uno dei più grandi atti di carità che l'uomo può fare. Dice Sant'Agostino, questo grande santo, Agostino è uno, un dottore della Chiesa che ha scritto moltissime opere anche riguardo alla carità, e dice: se trascuri di correggere il prossimo che sbaglia, diventi peggiore di lui. È questo l'elemento essenziale di quello che noi chiamiamo appunto la correzione fraterna. Il problema è che molto spesso la correzione fraterna come opera di carità, non dimentichiamola, è un'opera di carità spirituale, un'opera di misericordia. Forse noi abbiamo dimenticato quali sono le opere di misericordia, le sette opere di misericordia corporale e le sette opere di misericordia spirituale, tra le quali vi è anche quella di ammonire i peccatori. E davanti a questi sbagli, questi peccati, noi che cosa facciamo? Molto spesso facciamo silenzio. Forse qualcuno dirà: ma forse dovete essere voi pastori i primi ad ammonire i peccatori, a dire, a parlare contro questi peccati, contro queste cose. Questo è vero, e ci facciamo un bel mea culpa verso tutti quei pastori che davanti a tante situazioni tacciono e non dicono nulla. Oggi c'è un silenzio quasi totale dei pastori in riferimento a dei peccati gravi che continuamente si perpetrano nella nostra società. E spesso questi silenzi sono silenzi complici. E che cosa dobbiamo fare noi allora? Qual è il criterio della correzione fraterna? Basterebbero alcuni esempi per poter capire quello che stiamo vivendo anche nella nostra società. Abbiamo, permettete che lo dica, delle amministrazioni, abbiamo dei governi peggiori, forse non so di quanto, sicuramente uno dei peggiori
dalle guerre puniche in avanti, che hanno legiferato contro Cristo e contro la Chiesa. E continuano a farlo, nel silenzio dei pastori e nel silenzio dei fedeli laici, che non dicono nulla, perché quando fondamentalmente si ha di che mangiare, si ha di che bere e di vivere un po' nel benessere, ecco che tutto è a posto. Lasciamo pure che facciano, lasciamo pure che dicano, già tanto per noi è lo stesso, non cambia nulla. Leggi, dicevo, contro Cristo, leggi contro la Chiesa, leggi contro l'uomo. Dal 1 gennaio alla fine maggio di quest'anno, del 2020, sono morti, perché sono stati uccisi, 14 milioni di bambini nel grembo materno. Ed un'altra cifra interessante, muoiono nel mondo 3 milioni di persone per fame. Se i numeri valgono qualcosa, dovremmo almeno pensare. E che cosa possiamo fare? Continuare il nostro silenzio? La correzione fraterna, cioè quella di ammonire i peccatori, certamente è quella di dire la verità. Opera di misericordia, opera di carità. Certamente San Tommaso, che dà un'importanza a questa opera di misericordia spirituale, ne tratta molto spesso e lungamente nella sua grande opera, la Summa, dice che la correzione fraterna è un atto di carità che è superiore alla cura delle malattie del corpo e di ogni altra possibilità umana. Pensate, che cosa vuol dire per San Tommaso la correzione fraterna? Davanti a questo siamo chiamati a guardare con attenzione. Che cosa allora posso fare io per correggere il fratello? Devo innanzitutto, come dicevano i latini, modus in rebus, cioè avere delle attenzioni particolari per poter arrivare a compiere questa correzione. Perché la correzione, prima di tutto, è atto, come dicevamo all'inizio, di carità. E quindi, di conseguenza, chi non ha la carità non compirà mai la correzione fraterna. La vera teologia ha in un certo qual modo messo in atto alcuni elementi per compiere una vera e buona correzione fraterna. La prima è quella di vedere se la materia per cui noi dobbiamo fare correzione fraterna è certa e manifesta, cioè se questa è visibile a tutti, se è uno scandalo davanti a dei politici che votano, ad esempio, la liberazione della pillola del giorno dopo, noi che cosa facciamo? Facciamo silenzio, come c'è stato in questi giorni? Un secondo elemento per valutare se vale la pena compiere una correzione fraterna è l'utilità. Se c'è un buon esito, se è possibile che vi sia un buon esito, forse magari per i politici è inutile anche dirlo, ma va bene, speriamo, insomma, che qualcosa capiscano. Nel terzo caso, la cosiddetta possibilità, cioè quel modo di dire è possibile, può creare molestia a questa persona, e questa possibilità diventa sempre più forte, cioè nel senso che se noi vediamo che può essere che ci sia un miglioramento, dobbiamo metterla in pratica. E per ultima, l'opportunità, tradotto con il modus in rebus, cioè nel modo, nel momento, nella situazione, nella circostanza. Alzi la mano, ad esempio, di noi
Quanti non hanno nella propria famiglia, nel proprio parentado, nelle proprie amicizie, figli, nipoti, amici che convivono more uxorio? Detto in termini con un italiano più aulico, il concubinato. Coloro che vivono non sposati, insieme. Che cosa facciamo noi per questi? Gliel'abbiamo detto? In che modo? Vi sono genitori, nipoti che addirittura stendono tappeti rossi, lavano la biancheria, fanno persino da mangiare perché poverino mio figlio, poverina mia figlia, e avanti di questo passo. Quante volte abbiamo operato la carità verso di loro per dire la verità? Noi fratelli e sorelle siamo testimoni della verità. Non possiamo continuamente dire gli altri che si arrangino, che facciano quello che vogliono. Noi abbiamo una responsabilità davanti a Dio di questo. Certo, per ultimo serve anche una libertà nei confronti di queste cose. Possiamo dirla una volta, due volte, tre volte, 10 volte, però a un certo punto nella libertà ognuno effettivamente fa ciò che vuole, ma dopo aver passato il vaglio di quella che è la verità, averla conosciuta, perché oggi, fratelli e sorelle, se c'è un oscuramento nella vita di quest'oggi è l'oscuramento della verità. Il relativismo ha fatto man bassa di tutto quello che era l'aspetto veritativo, e davanti a qualcuno, lo dice San Tommaso nella Summa, che dice: ma tu che cosa vuoi da me, che sei un peccatore peggiore di me e vieni a fare i conti a me? Questo può essere anche vero. Ma quando noi vediamo le cose sbagliate, dobbiamo dirle con gentilezza, con carità, con amore. Ma dobbiamo essere testimoni della verità, perché la verità non è un qualcosa che riguarda solo me. La verità è Gesù Cristo. La verità è la persona stessa di Cristo. E molto spesso il nostro sbaglio più grande è quando, invece di dire la verità, diciamo il per me. Guarda, per me stai sbagliando. Ma se mettiamo sulla stessa stregua tutte le opinioni del per me, è chiaro che allora uno dice: per te si sbaglia, per me invece è giusto. Ma il confronto, la sinossi, il parallelismo non è fatta su quello che è per me giusto, ma su quello che è per Dio giusto, per quello che è il Vangelo che è giusto, per quello che è la dottrina della Chiesa che è giusto. Noi non possiamo dire: per me stai sbagliando. Caro papà, voglio andare a convivere, guarda che per me è una cosa sbagliata. E l'altro dice: e invece per me è una cosa giusta, perché ci amiamo, stiamo bene insieme e andiamo a convivere. Ma nel momento in cui invece io dico: per Dio è sbagliato, è il Signore che ci invita a fare questo, e possiamo avere la stessa risposta: a me del Signore non interessa nulla, di Dio a me non interessa, perché io non frequento, perché io non credo, più avanti di questo passo. Però gli ho detto che Dio non vuole questo. È questa testimonianza della verità che serve oggi. Certo che questa testimonianza porta immediatamente ad inimicarsi le persone. E di questo noi abbiamo paura. Perché il problema primario della nostra vita, sapete qual è? È di ricevere il consenso dagli altri. Certamente è difficile persino parlarne di queste cose, diciamolo francamente. I nostri orecchi sono abituati ad ascoltare parole molto più melliflue che invece queste parole dure che a volte ci mettono con le spalle al muro. Eppure dobbiamo dirlo. Oggi c'è un bisogno estremo di verità, c'è un bisogno estremo di dire ciò che veramente è.
Dio, ciò che veramente è l'uomo pensato da Dio e creato da Dio, quella che è la realtà e la dignità dell'uomo stesso. E guardate che tutti noi, dal primo all'ultimo, siamo chiamati a dare testimonianza di questa verità. È certo che se noi non la conosciamo questa verità, come possiamo testimoniarla? Se non conosciamo Cristo, come facciamo a darlo? Se non c'è Cristo dentro nella nostra vita, come possiamo dirlo agli altri con quell'amore e con quella carità necessaria perché l'uomo possa ascoltarci, che poi nella propria libertà possa decidere di aderire a questo? Questo lo lasciamo nelle mani di Dio. Ma almeno, come ci dice Ezechiele nella prima lettura, ricordati che se tu vedi un fratello sbagliare e non lo ammonisci e questo fratello muore, ti sarà chiesto conto a te. Noi fratelli e sorelle siamo tutti responsabili di quello che sta accadendo. Perché? Perché non diciamo nulla. Il cristiano ormai è diventato una persona che tace su tutto. Possono bestemmiare, possono dirne di tutti i colori, possono fare quello che vogliono e noi sempre in silenzio. Nemmeno un minimo di virilità per poter dire adesso basta, adesso diciamo ciò che è vero, nei limiti della libertà concessaci e nei limiti dell'amore e della carità. Allora la correzione fraterna diventerà qualcosa di veramente importante. Dice un termine, concludo, un verbo è nel Vangelo che forse sfugge via, ma è importantissimo. Dice: se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Per noi il guadagno sono soldi, il guadagno sono l'interesse di determinate opere, di azioni, di negoziazioni. Qui non si parla di denaro, qui si parla di un guadagno che è ben più grande, che è il guadagno del regno dei cieli, perché è il guadagno della carità. Tutto finirà, la speranza, finirà la fede, ma ciò che resterà sarà la carità. Ed è questo il guadagno che noi dobbiamo chiedere al Signore attraverso l'opera di misericordia spirituale, che è quella di ammonire i peccatori e di compiere la correzione fraterna. Che Maria Santissima ci accompagni. Lei, Vergine potente, possa darci l'illuminazione necessaria per compiere tutto ciò che c'è necessario per essere uomini di verità, uomini che compiono in tutto e per tutto una realtà che diventa ogni giorno sempre più impellente, che è quella di essere uomini testimoni di Cristo, testimoni della sua verità. Salutato Gesù Cristo.